Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist prodotti notevoli. Se avete un compito sui prodotti notevoli e avete già visto tutti i video sui singoli prodotti, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti. Qui avete un riepilogo dei prodotti notevoli che abbiamo affrontato nei singoli video. Partiamo subito con un mix di esercizi. Qui noto subito che sono nella regola della somma per differenza, perché ho un termine meno l'altro e un termine più l'altro. Quindi come prima cosa risolvo questo prodotto mentre questo lo ricopio. La regola mi dice che devo elevare questo alla seconda, quindi un mezzo alla seconda fa un quarto. A alla quarta, x alla seconda. Meno il quadrato del secondo termine, quindi 3b alla seconda, 3 per 3 è 9, b alla seconda. Quindi ho risolto questo e questo qui lo ricopio. A questo punto mi rendo conto che ho di nuovo una somma per differenze, quindi la posso riapplicare. Il primo termine alla seconda, 4 per 4 16, quindi un sedicesimo a alla 8, perché 4 per 2 8, x alla quarta, perché 2 per 2 4, meno questo alla seconda, quindi 9 per 9 81, b alla quarta. Facciamo un altro esercizio. Qui abbiamo un quadrato di binomio, quindi la regola ci dice che devo elevare il primo termine alla seconda, quindi 4x alla seconda, più il secondo termine alla seconda, quindi questo alla seconda. Vi ricordo che i quadrati sono sempre col segno più, quindi non ci dobbiamo preoccupare dei segni quando facciamo i primi due termini. Quindi 9x alla quarta, y alla seconda. Poi meno, perché qui c'è un meno, il doppio prodotto. Quindi il primo termine per il secondo per 2. Allora, ragioniamo con i coefficienti. 2 per 3, 6, per 2, 12. E le lettere, x per x alla seconda fa x alla terza, y. Vediamo ora il cubo di binomio. La regola ci dice che devo elevare il primo termine alla terza, quindi a alla terza. Poi elevare il secondo termine alla terza mettendo il segno che c'è davanti, quindi in questo caso meno. 3 alla terza, 3 per 3 per 3, 27, b alla terza, x alla sesta, perché qui devo fare 2 per 3. Poi devo fare 3 volte il quadrato del primo termine per il secondo normale, più il contrario, 3 volte il primo termine normale per il secondo al quadrato. Quindi i primi due termini li ricopio e andiamo a fare il prodotto di questi ultimi due. Allora, segni più per meno, meno. 3 e 3 se ne va. Questo elevato alla seconda ve l'ho scritto in rosso, quindi quello in rosso per questo qua viene a alla seconda, bx alla seconda. Ultimo termine, regola dei segni, più per più, perché questo elevato alla seconda è quello scritto in rosso, quindi questo non lo devo più considerare. Quindi più per più più, 3 e un nono si semplifica. Lettere a, b alla seconda, x alla quarta. Qui noto subito di avere una differenza di cubi, quindi siamo in questo caso qui. Il primo termine è il cubo di un mezzo, perché 2 per 2 per 2 è 8, x, y alla seconda. Il secondo termine è il cubo di se stesso, 1. La regola mi dice che devo scrivere i due termini, quindi quelli che ho appena trovato con il segno meno, e moltiplicarli per il quadrato del primo termine, quindi più il quadrato del secondo termine, quindi 1, e siccome qui c'è un meno, allora qua devo mettere più a per b, quindi più lui per lui. Ora abbiamo un trinomio speciale che, anche se non è di secondo grado, rispetterà la regola che qui ho x alla quarta e qui c'ho x alla metà del grado, quindi 2. E quindi posso applicare la regola del prodotto e della somma. Il prodotto deve essere il termine noto, quindi 4, e la somma deve essere il termine con la x, quindi meno 5. Si parte sempre dal prodotto e mi chiedo quali sono i due numeri che moltiplicati danno 4. 2 per 2, 4 per 1. Ora veniamo al segno. Il prodotto ha segno più, quindi vuol dire che o avrò più per più o meno per meno. Ma poiché la somma segno meno, vuol dire che devo avere meno per meno. Come vedete, la prima coppia di numeri si esclude, perché meno 2 meno 2 fa meno 4, mentre meno 4 meno 1 fa meno 5. Quindi la coppia vincitrice è questa. Qui ho messo x alla seconda perché devo mettere il termine con il grado che è presente qui in mezzo. A questo punto ho una somma per differenza, quindi questo è x meno 2, x più 2, mentre questo è x meno 1, x più 1. Ora tocca a te.
Mettiti alla prova e fai gli esercizi che ti ho preparato. Ti ricordo che dall'1 al 5 sono un po' più facili, mentre dal 6 al 10 sono un po' più difficili, ma sono sicura che ce la farai alla grande. A fianco in rosso ti ho messo le soluzioni, così puoi verificare che gli esercizi ti siano venuti. Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace. Se conosci qualche amico che ha difficoltà nei prodotti nutrivi, passa parola e inviagli il link. I prodotti nutrivi sono fondamentali, li troverete ovunque. Li troverete quando farete le equazioni, quando farete le disequazioni, i sistemi lineari, le scomposizioni. Quindi è importantissimo che abbiate le basi solide. Per oggi è tutto, io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Alcuni di voi mi hanno chiesto di fare dei video sulle disequazioni, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, così sarete aggiornati appena caricherò i nuovi video. Ci vediamo molto presto!